Buongiorno a tutti. Oggi parliamo del bonus vacanze, ovvero un incentivo previsto all'interno dell'ultimo decreto approvato pochi giorni fa dal governo che si inserisce all'interno di un più ampio progetto di aiuti per le imprese turistiche nazionali, previsti al fine di favorire la ripresa successiva alla sospensione forzata dovuta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il governo, nel suo ultimo decreto, il cosiddetto decreto rilancio, ha esplicitamente riconosciuto un credito utilizzabile dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro l'anno. Il credito, o cosiddetto bonus vacanze, ormai conosciuto con il termine bonus vacanze, è utilizzabile da un solo componente della famiglia ed è previsto in misura differenziata e crescente a seconda del numero dei componenti del nucleo stesso. La misura del credito è pari a 150 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto. Diversamente è pari a 300 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due soggetti, ed infine è previsto in misura di 500 euro nel caso in cui i componenti della famiglia siano tre o di più. Detto bonus viene riconosciuto per il pagamento di servizi resi da imprese turistico-ricettive nazionali, quindi anche agriturismi e bed and breakfast, e comporta uno sconto dell'80% sul corrispettivo dovuto. E il restante 20% invece verrà applicato in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto stesso beneficiario. Questo vuol dire che non viene richiesta alcuna modulistica, non viene richiesta alcuna particolare domanda e allo stesso tempo però vuol dire che non viene dato alcun tipo di quantitativo in denaro allo stesso beneficiario o al nucleo familiare beneficiario. Verrà invece applicato uno sconto direttamente al momento del pagamento in struttura e il restante 20% verrà invece applicato in sede di dichiarazione dei redditi. Questo vuol dire che su un totale di 500 euro, che è il bonus per le famiglie di tre o più componenti, 400 euro verranno applicati direttamente dalla struttura al momento del pagamento e quindi come sconto al momento del pagamento del corrispettivo, il restante 20% e quindi 100 euro restanti per arrivare al totale dei 500 euro invece verranno applicati in sede di dichiarazione dei redditi. Questo vuol dire che, oltre a non esserci richiesta una domanda, poi sarà la stessa struttura ad applicare lo sconto e poi la stessa struttura alberghiera e turistica sarà rimborsata sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. Questo quindi introduce alcune precisazioni sull'applicabilità del bonus vacanze, ma all'interno del decreto sono state previste anche dei presupposti, dei requisiti al fine di ottenere questo bonus vacanze, ovvero il primo requisito è il pagamento in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica nazionale. In secondo luogo, poi, viene previsto la necessaria emissione di fattura elettronica o di documenti, comunque permessi ai fini di legge, comunque indicanti il codice fiscale del soggetto beneficiario. Ed infine, un ultimo requisito che viene previsto all'interno del decreto rilancio, che negli ultimi giorni è destato particolari discussioni, è stato il fatto che vi è l'esclusione dalla possibilità di ottenere questo incentivo nel caso in cui ci sia stato un intervento o un'intermediazione da soggetti terzi che gestiscano piattaforme telematiche o portali telematici, diverse dalle agenzie di viaggi o dai tour operator. Questo cosa vuol dire? Che in tutti i casi in cui un soggetto abbia utilizzato una di queste piattaforme che ormai negli ultimi anni sono state sempre più utilizzate, come pensiamo a Booking oppure Airbnb, non potrà ottenere l'incentivo.
Questo ha destato alcune perplessità, soprattutto dalle più grandi piattaforme, come ho già detto, Booking, che sono state seguite da un intervento del Codacons che ha richiamato l'attenzione del governo ad una possibile modifica e ampliamento di questa specifica indicazione prevista per l'ottenimento del bonus vacanze. Tuttavia, allo stato degli atti non abbiamo ulteriori indicazioni governative, non abbiamo precisazioni governative, si attenderanno quindi linee guida sul punto. Grazie e continuate a seguirci per sapere ulteriori novità, non solo sui bonus e sugli incentivi previsti al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma tutte le novità degli ultimi interventi governativi. Thank you.